Ben Bentornati cari telespettatori, buon inizio settimana. Siamo in compagnia dei nostri ospiti, parliamo di strategie di sviluppo, di crescita, di promozione per il territorio. E come sappiamo, la Confesercenti di Padova è sempre è tra quelle, sempre in prima linea per cercare di trovare, di inventare, di escogitare, di stimolare nuove soluzioni e nuove idee. Bisogna essere estremamente propositivi per trovare delle vie d'uscita, e a forza di DAI se ne possono anche trovare di molto interessanti. E quindi, Maurizio Francesco, direttore Confesercenti, Padova, Ben ritornato qui con noi Grazie. per fare anche un po' un bilancio della situazione, ma cerchiamo di essere sempre questa volta positivi, perché giustamente eh, piangersi addosso non serve più a molto. Tutti conoscono la situazione, vediamo di uscirne. Vediamo di uscirne anche con Fernando Tomasello, presidente provinciale dell'UMPLI di Padova, eh, che partecipe con la Confesercenti di una bella iniziativa. Prima di spiegarci che cos'è l'UMPLI e cos come si articola la sua attività, vediamo di capire questa iniziativa. Che cosa mira e come si articola proprio sul territorio? Beh, buongiorno a tutti e buon inizio settimana. Il tempo sembra stia peggiorando, però insomma, speriamo che. Eh... Per un paio di giorni. Eh, per un paio di giorni. Beh, innanzitutto va precisato che tra eh, Confesazienti, quindi il Mondo delle Piccole Imprese e, e Proloco. Non è solo questa l'iniziativa che faremo fare insieme, ne stiamo conducendo alcune nel territorio, altre ne abbiamo in programma e tra l'altro credo che stiamo anche studiando insieme proprio con Tomasello alcuni interventi che dovrebbero darci respiro ed aiutare l'economia anche per quanto riguarda questa annosa questione delle, chiamiamole così tra virgolette, sagre non certificate, chiamiamole così per non usare termini peggiori. E su questo abbiamo una eh, sintonia di obiettivi che devo dire fa onore eh, alla per lo Per quanto riguarda Eritest, lo dice il nome, questo progetto che stiamo facendo insieme che avrà una tappa nei prossimi giorni a Cittadella, che sta avendo proprio in questi giorni invece una tappa in tutta la provincia di Padova attraverso una serie di incontri che stiamo facendo con le scuole, lo dice il titolo che è un po' il nome stesso del progetto, eh, Patrimonio del Gusto, no? eh, Angelini, sì. questo è il titolo del progetto. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di mettere insieme il mondo delle imprese, delle piccole imprese, delle nostre province, perché il progetto poi è un progetto che mette insieme le di, il territorio delle province di Padova e di Venezia e che coinvolge, attenzione, Gorizia, Udine e anche altre province, quindi è un progetto intraregionale che coinvolge anche parte della, una buona parte insomma, del Nord Italia e l'obiettivo è quello di cercare, identificare quelle che sono le peculiarità non solo gastronomiche, ma anche territoriali e iniziare tutta una serie di percorsi da fare insieme, li stiamo facendo. Che portino a promuovere queste unicità, individuando i prodotti DOP, o meglio valorizzando più che individuando, valorizzando i prodotti DOP, i prodotti IGP, i prodotti DOP, valorizzando anche quelli che possono essere proprio quei prodotti che così particolari della nostra zona, no? che sono sostanzialmente solo nella nostra zona. E, e alcune caratteristiche un po' particolari, pensiamo alle patate americane, no? che non sono proprio <ride> originarie da noi, ma che nella nostra zona hanno trovato delle caratteristiche di sviluppo uniche e che vanno evidentemente, trovano valorizzazione, ma potremmo andare a tra passare attraverso i gnocchi, il no? gnocco come prodotto che ha uh, determinate caratteristiche. Cioè non necessariamente eh, riconosciuti dalla DOP o che sono in corso di riconoscimento, però hanno una peculiarità locale unica sostanzialmente. Esatto, diciamo che eh, l'obiettivo è proprio quello di partire da queste cose che, Possono anche essere in qualche modo copiate, non scopiazzate e così via, ma che qui nel territorio hanno una necessità irripetibile. In fianco a questo noi poi ci mettiamo quelle cose che non possono essere, come dire, copiate. La ricchezza patrimoniale, storica che abbiamo e che insieme con le Proloquo cerchiamo di valorizzare. Il percorso è un percorso estremamente impegnativo. Da un lato valorizziamo questi prodotti nelle scuole. Andiamo nelle scuole medie, nelle scuole elementari, cerchiamo di fare un'opera di sensibilizzazione. Proprio in questo momento, una scuola nella provincia di Padova, a Gazignano. Alcuni nostri colleghi, alcuni nostri esperti, sono impegnati a confrontarsi con i ragazzini per spiegare qual è l'importanza di questi prodotti. Ma anche eh, farli assaggiare, conoscere, perché tanti esatto. bambini non hanno veramente esatto. modo di assaggiare certe cose perché i genitori non hanno tempo di prepararli e, esattissimo, e via dicendo. Esattissimo. In fianco a questo ci mettiamo poi una serie di degustazioni che abbiamo in parte già fatto, il progetto dura un paio d'anni, quindi si chiuderà l'anno prossimo, che abbiamo già fatto, domani sera lo presenteremo a Cittadella con una serie di produttori locali che ci faranno assaggiare e degustare i loro prodotti e poi chiuderemo questa esperienza di Cittadella, la chiuderemo, non è proprio ora la chiuderemo perché alcune cose interessanti le avremo, venerdì sera inviteremo i cittadellesi e tutti quanti a... A una apericena l'abbiamo chiamata così perché sostanzialmente vogliamo anche dare qualche indicazione, ci sarà un aperitivo a base di vini, sono 12 mi sembra, cioè praticamente tutti i bar del all'interno delle mura di Cittadella che offriranno con un costo convenzionato con noi un aperitivo a base di vino locale e di prodotti tipici locali, formaggi e salumi locali. Quindi ecco una, una, un modo in più insomma, per far apprezzare questi prodotti. Devo dire che poi alcuni segnali positivi già li abbiamo perché eh sì. alcuni commercianti ci stanno chiedendo di entrare nel circuito e di specializzarsi nella vendita e nell'offerta di questi prodotti. Quindi c'è anche la ricerca di miglioramento, che era una cosa di cui si parlava tanto tempo fa, che non scattava mai come meccanismo no? per i commercianti, quindi la voglia di attuare idee nuove uscendo dagli schemi vecchi. No? Beh, questo è un obbligo da parte dei commercianti, insomma i dati sui consumi li conosciamo, non è che... Inventiamo nulla. Dal 2007, praticamente in tutti i settori si stanno si sta consumando meno, si sta spendendo meno. Nell'alimentare il segno negativo è dal 2008, quindi insomma, mm. ci sono i segnali. Le famiglie mangiano meno in termini quantitativi proprio e qualche cosa stanno sacrificando anche in termini qualitativi. È chiaro che da parte dei, di chi opera in questo settore, nel settore alimentare, quindi sia da parte dei commercianti, ma anche di tutti quegli artigiani che fanno eh, la trasformazione, quindi le gastronomie, le pizzerie, le ristorazioni, tutti quanti questi, c'è il tentativo di qualificare il prodotto locale in maniera sempre più elevata. E questo è veramente uno sforzo che si sta facendo, io credo, in tutti i settori, e con, per quanto vedo io, degli ottimi risultati. Eh, nella ristorazione, ma anche negli stessi negozi, insomma, se noi oggi entriamo nei negozi di alimentari specializzati, vediamo che tutti ormai offrono una serie di prodotti, dai latticini... Ai gli insaccati che sono veramente di alta qualità. Direi che ormai questo è quasi dappertutto, con alcune ovviamente eccellenze che non voglio indicare, ma no, no, che infatti... ci sono nella provincia di Padova in questo caso. Quindi eh, il prodotto non gastronomico, insomma l'imparare a mangiare bene, meglio, di qualità piace a tutti, collochiamolo in luoghi altrettanto piacevoli, che però vanno scoperti. Eh, ha parlato il direttore di Cittadella, che adesso ha il giro delle mura completo finalmente eccetera, e che poi io parlando con tante persone ho scoperto che moltissimi non ne sono a conoscenza, ma proprio ignorano completamente questo aspetto. Tra l'altro persone che vivono nella provincia di Padova e in realtà è un modo per conoscere i nostri. Comuni. Umpli, <ride> che, Umpli. Cosa, che cosa deve fare a questo punto? Innanzitutto grazie per l'opportunità e buongiorno a tutti. Umpli, Unione Nazionale Proloco Italiane. Proloco in Italia ce ne sono circa 6.000, nella sola provincia di Padova ce ne sono 91 iscritte a un albo provinciale, ovvero vi è un riconoscimento nei confronti di questa associazione per il lavoro, e uso questo termine non a caso, che viene fatto da tanti volontari per valorizzare il proprio territorio. Chi è in proloco crede al proprio paese. Questo è l'elemento fondamentale ed è l'elemento che fa capire, comprendere meglio perché tanti sono i volontari, per esempio nella provincia di Padova, che sono iscritti a, questa, a queste associazioni. Parliamo di numeri sempre superiori a 10.000, quest'anno sono 12.000, erano 15.000 lo scorso anno, la crisi ha portato a una leggera diminuzione non degli associati ma all'iscrizione, al sostegno delle associazioni, ma è fisiologico ovviamente. E proprio la crisi in questo momento sta dimostrando che l'essere e lo stare insieme denotano una come dire, capacità da parte di tutti di voler crescere di voler star bene insieme. Lo star bene parte dal mangiare bene, innanzitutto, è la prima cosa che l'uomo fa, mangia, cerca di mangiare le cose migliori e noi cerchiamo attraverso le nostre associazioni di valorizzare i prodotti. Le sagre, passiamo subito al tema delle sagre, noi siamo eh, forse eh, a torto ritenuti coloro i quali fanno le sagre, noi facciamo anche le sagre. Facciamo quelle iniziative che sul territorio hanno una storicità, hanno, eh, rappresentano la tradizione del luogo, l'identità del luogo, i valori culturali sia in termini enogastronomici ma anche in termini di tradizioni. Quindi partiamo da sotto i campanili, il santo e valorizziamo in questo modo la realtà in cui si vive, cioè il comune, la propria comunità. È una cosa straordinaria che... Ci dà la possibilità e ci deve mettere in condizione, oggi facciamo un salto di qualità, di andare verso un rapporto, non dico privilegiato, ma sicuramente eh, utile con quanti sul territorio fanno professionalmente un'attività. E qui parliamo delle associazioni di categoria. Con Confesercenti abbiamo trovato. Eh, ma infatti perché c'è stato un attrito, non dico con Confesercenti, però con altre associazioni, no, no, anche con noi, eh, sì. <ride> proprio, perché si dice insomma si va ad invadere una competenza, si crea un minor mercato negli operatori sì. del settore che pagano le tasse, che questo, che quest'altro, perché hanno queste sedi stabili che costano, costi fissi di personale e così via. Che cosa potete ribadire a questo? Poi sentiamo con Fesercenti come è riuscita a trovare anche è la una, quadra. Eh, giustamente lei ha sollevato un problema non uh, di secondo ordine. È una polemica annosa questa, eh, a volte vorrei dire anche pretestuosa. Nel senso che eh, noi quando qualche tre o quattro anni fa è uscito anche su quotidiani di, di livello nazionale, come ogni anno d'altra parte, questa polemica abbiamo detto avete ragione. Abbiamo dato ragione ai nostri interlocutori, ovvero le associazioni di categoria, perché riteniamo che effettivamente ci siano una miriade di iniziative, di manifestazioni locali, che non sono propriamente sagre, non nascono come eh, momento di aggregazione del luogo, ma spesso e volentieri per la durata, per la tipologia, per chi le organizza, non sono rappresentazione della proprio luogo, ma sono semplicemente dei modi per fare business o fare cassa, come si vuol dire in termini più semplici. Ecco, noi abbiamo dato ragione, abbiamo tentato, abbiamo provocato le associazioni a uscire allo scoperto. Eh, Padova è un laboratorio in tal senso e abbiamo trovato fertilità da parte, eh, una corrispondenza da parte delle associazioni di categoria, nel senso che la nostra provocazione per parlare di sagre e abbiamo coniato una sigla. Sicure e sostenibili ha trovato un interlocutore attento, in particolare con Fesercenti, ma un po' tutte le associazioni di categoria per cercare di migliorare quello che è il prodotto e contemporaneamente evitare una contrapposizione, anzi, far diventare virtuoso questo rapporto. Esatto, perché bene o male, quando non facciamo nomi, la famosa la sagra di una bevanda, pinca pallina, te ne trovi dappertutto. Viene autorizzata da qualcuno, giusto? Quindi il cittadino si chiede: ma chi l'autorizza? Rappresenta la comunità, quindi dovrebbe forse valutare se è una sagra che ha una connotazione storica e che è innegabile eh, ripresentarla, oppure se è una sagra prettamente commerciale che quindi crea una concorrenza agli operatori. Che cosa può ribadire? E quindi in che posizione vi siete presenta? Parto da quello che diceva prima Tomasello, il presidente. E noi abbiamo sostanzialmente sottoscritto una sorta di collaborazione, chiamiamolo così tra virgolette, con l'Umbri di Padova. Stiamo inviando in questo momento a tutti quanti le amministrazioni comunali della provincia in preparazione delle sagre del 2014, una sorta di... è sostanzialmente il documento che loro hanno definito le tre S, no? le tre S che diceva prima, e chiediamo ai comuni di autorizzare solo le sagre che hanno questo tipo, le feste che hanno questo tipo di, di eh, contenuti, questo tipo di caratteristiche. Però una cosa va aggiunta. Mio papà faceva il barista e diceva sempre che di fronte a un bar da fastidio ha anche una pompa d'acqua. Sicuramente questo è vero, però qui non siamo più di fronte a una pompa d'acqua, siamo di fronte ad altre strutture ben organizzate che nulla hanno a che vedere con la valorizzazione dei prodotti locali, l'una ha a che vedere con la tradizione locale, tipo la sagra, che si inventano momenti, chiamiamoli così tra virgolette, ludici, in realtà quando sono iniziative imprenditoriali in stretta concorrenza. Cioè, su questo dobbiamo essere tutti quanti molto rigidi. I temi che abbiamo e lo scontro che avremo o il confronto che avremo con le amministrazioni sarà questo. Uno, noi chiederemo che siano autorizzate solo sagre che hanno queste caratteristiche, richiamandoci quello che dice l'Umpli, chiederemo che in tutti i comuni ci sia o a livello provinciale una commissione che valuta questo tipo di intervento e chiederemo e faremo tutte le azioni necessarie perché quelle sagre tra virgolette, scusate, quelle manifestazioni, perché non è vero che sono sagre, quelle manifestazioni, perché le sagre hanno una loro storia e spesso sono no, anche... No, ma infatti guai da anche, anche toccare, Quello che dicevi tu insomma... prima, quelle mm. mh, manifestazioni dedicate, ma possiamo anche dire, insomma, le feste della birra, dobbiamo dirlo con molta chiarezza, eh, dietro, sì, c'è nessuna manifestazione culturale, locale, Dietro ci sono spesso degli imprenditori che organizzano queste, queste cose, queste, questi eventi, solo a, a fini propri. Ecco, questo non è più accettabile, questa non è la pompa d'acqua. Questo è qualcosa di molto più irregolare che va evidentemente insieme, io credo combattuto. Perché poi ha eh, ragione Tomasello, su questo noi lo stiamo dicendo da un po' di tempo, queste manifestazioni possono essere un volano non indifferente per tutte le attività di quell'area quell quel, e di, quella, di, quel, di, quel, di quel posto, di quell'ambiente. Quell e quindi vanno. Utilizzati a questo fine. Se lo facciamo insieme io credo che avremo anche dei risultati positivi. No, ma ehm, gli amministratori comunali, perché i comuni anche hanno bisogno di entrate, concordano, quindi sono stati interpellati in questa, in questa diatriba in questa situazione per trovare delle soluzioni che poi non siano quelle che magari autorizzano. Voi potete manifestare quanto volete il vostro dissenso, però tant'è pecunia non ho letto. <ride> L'Ompli hanno 91 Proloqu organizzati in provincia di Padova, i comuni sono 104. È difficile che tutti le pensino nella stessa maniera. Eh. Loro hanno fatto un bel lavoro di sintesi al loro interno e l'hanno presentato questo documento in un'assemblea generale, quindi approvato da tutti. Non credo che i comuni riusciranno a fare altrettanto. È chiaro che dovremmo essere molto rigidi nei confronti delle amministrazioni. Alcune hanno già dimostrato sensibilità, altre l'hanno dimostrata solo a parole e il giorno dopo hanno autorizzato <ride> okay. le solite manifestazioni. Io credo che dovremmo insieme, io credo, rilanciare. Ripeto, siamo partiti adesso per il 2014, l'abbiamo eh, concordato anche pochi giorni fa nuovamente con, eh, con l'Umpli. Perché? Perché pensiamo che nel 2014 dovremmo anche intervenire pesantemente nei confronti di quelle amministrazioni, ovviamente lo faremo noi come associazioni, che non rispettano un minimo di, chiamiamolo così, deontologia, no, è qualcosa di peggio, non è solo deontologia ovviamente, nei, nei, questi, nei rapporti. Non credo poi che ci sia un grande convenienza economica da parte dei comuni, eh? non credo, perché se magari pagheranno un po' di... Costi di plateattico, se li pagano, eh, andiamo vedere anche se li pagano, pensiamo ai disagi che c'è per i cittadini e all'utilizzo dei visit urbani per, eh, no, fare, per la circolazione e per la sicurezza delle strade. Chiaramente non credo che ci sia nessun guadagno economico. Assolutamente. Torniamo su questi discorsi e vediamo anche altre possibilità e opportunità che si possono venire a creare subito dopo la pubblicità.